La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3315A, conversione in legge del decreto legge 20 settembre 2015 numero 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della nazione. Ricordo che nella seduta di ieri le relatrici e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione. Passiamo quindi all'emendamento 01.200 della Commissione. Ha chiesto di intervenire la deputata Titti Di Salvo. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'emendamento, come è stato detto ieri, è stato accolto dalla relatrice, un emendamento opportuno che specifica il senso innovativo e molto importante di questo testo che viene proposto come inizio del decreto stesso. Stiamo parlando cioè di un riferimento alla Costituzione e al suo articolo 117 con l'inserimento nella lettera M dei beni culturali, del patrimonio culturale, tra quelle attività per i quali sono previsti i livelli essenziali di prestazione. Ora, questo testo rappresenta una novità molto rilevante. Io vorrei, e parlo per sottolinearne il senso, vorrei che fosse colto come in questo modo noi aumentiamo i diritti delle persone e riconosciamo un diritto di cittadinanza nuovo. Un diritto di cittadinanza che è stato rivendicato a lungo dal Partito Democratico. Se ci si volesse prendere la briga di leggere per esempio i verbali della discussione dell'Aula del 24 marzo del 2009, si vedrebbe lì, dai verbali di quella seduta,